Il character design è un settore molto interessante per un disegnatore come me in particolare, mi affascina moltissimo perché comunque si tratta di una fase di lavoro che anticipa la produzione vera e propria di un fumetto o di un cartone animato o anche di un videogioco o di un film, in cui si studiano i personaggi. E studiare i personaggi vuol dire non semplicemente rappresentarli graficamente, ma riuscire a realizzare dei personaggi credibili, che siano molto strutturati e molto tridimensionali, quindi. Chiaramente a seconda del tipo di progetto per cui stiamo lavorando, i personaggi cambiano, mi spiego, nel senso che in alcuni casi i personaggi devono essere più stereotipati, in altri casi meno. Ovviamente quando si lavora per un target, diciamo infantile, comunque per bambini o giovanissimi, è importante che i personaggi siano immediatamente riconoscibili. E in questo senso lo stereotipo aiuta. Come character designer di oggi, oltre a lavorare a partire da una sceneggiatura, da un soggetto, da comunque dei concept scritti che mi arrivano, e quindi a fare uno studio prima di tutto psicologico del personaggio per avere un'idea di quelle che siano le sue caratteristiche, prima che fisiche, proprio psicologiche appunto, è molto importante però avere la possibilità oggi di avere a disposizione un grandissimo passato, parlo appunto del lungometraggio Disney per esempio, che è di grande ispirazione per noi oggi sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista di alcune scelte che vengono fatte proprio per la realizzazione grafica dei personaggi in base a quello che è il loro ruolo. Quindi se si parla di cattivi, per esempio, si useranno delle linee molto aguzze, acuminate, proprio nella realizzazione stessa del personaggio e dei suoi costumi. Qui ho a disposizione questo bellissimo libro sugli archivi Disney, proprio sull'animazione, in cui possiamo vedere tutti i personaggi del passato, meravigliosi. Comincerei a parlare dei cattivi Disney, che sono ovviamente realizzati in uno stile riconoscibile ormai come disneyano, ma che sono realizzati con delle linee molto spigolose, con punte ovunque. Qua per esempio abbiamo Maleficent, ha delle corna per cui le punte sono abbastanza evidenti, ma anche il panneggio del mantello. Il panneggio può essere più o meno morbido, no? Però in questo caso addirittura il panneggio stesso finisce a punta, quindi crea delle punte continue. Avere davanti questo personaggio per un bambino, ma per uno spettatore che non lo conosce, lo porta a identificarlo immediatamente come cattivo. Guardiamo anche il mento, il naso, le sopracciglia. Un'altra cattiva della storia dell'animazione, e una delle mie preferite in realtà, è Madame Medusa. Madame Medusa è un personaggio di Milk Hall ed è la cattiva di Bianca e Bernie, per chi non se la ricordasse, ed è assolutamente fantastica perché non ha le caratteristiche classiche di una cattiva appunto come Maleficent, ma è una cattiva ambigua, fatta appunto di punte e spigoli, quindi il gomito, le unghie, le dita molto affusolate, capelli, in questo caso spettinati, però ha delle caratteristiche che sono invece tipiche di una fanciulla, quindi di una delle principesse, comunque delle fanciulle della storia dell'animazione Disney, quindi il naso all'insù, le sopracciglia molto folte, in questo caso se le leva perché sono chiaramente finte, queste labbra rosse, occhi chiari e molto grandi, ma tutte queste caratteristiche in realtà nel suo insieme compongono un volto e un'anatomia un po' inquietante, perché gli occhi sono grandi ma sono molto vicini, il naso è all'insù ma estremamente all'insù, i denti molto grandi per questo mento in realtà sfuggente e queste dita affusolate che forse lo sono un po' troppo e la portano ad essere una cattiva ambigua e per questo ancora più cattiva, inquietante. Per quanto riguarda invece Jafar di Andreas Deja, immaginiamolo
senza vestiti, non sarebbe certo un bello spettacolo. Jafar è un personaggio molto alto e molto magro, che non risulterebbe molto inquietante senza vestiti. In questo caso il costume contribuisce tantissimo a dare al personaggio la sua caratteristica di super cattivo. Per esempio le spalle molto larghe, rese ancora più larghe da queste spalline all'insù acuminate. La piuma che ha sul turbante rispetto a quella del sultano è molto più a punta, molto più tesa, molto più pericolosa, ricorda quasi un pugnale. E poi ovviamente contribuisce alla resa del personaggio sicuramente il suo pezzetto, i suoi baffetti molto sottili e anche questi in qualche modo pericolosi. Chiaramente tutti questi personaggi cattivi si contrappongono a dei personaggi buoni che saranno ovviamente poco spigolosi. Qui abbiamo Ariel, quindi la sirenetta, che rappresenta invece proprio l'ideale di personaggio positivo. Chiaramente non indossa un costume importante, però ha una caratteristica fondamentale: i capelli lunghi e molto morbidi, che si muovono in modo fluido sott'acqua. La linea ondulata in generale è sempre associata alla vita, quindi pensiamo, non so, a un fiume, quindi alla rappresentazione di quello che potrebbe essere lo scorrere di un fiume, oppure ai capelli delle giovani donne, appunto. In Ariel è molto evidente questo, quindi un capello fluente che si muove e si anima, quindi l'ondulazione dà proprio idea di vitalità in senso positivo. E poi ovviamente in Ariel ci sono altre caratteristiche: occhi grandi, naso piccolo, forme piuttosto tondeggianti, che sono evidenti in lei e sono evidenti anche in moltissimi altri personaggi positivi. Da dove si comincia per il character design? Innanzitutto dallo studio di quelli che sono i ruoli dei vari personaggi all'interno della storia. Più so del personaggio, ma qualsiasi informazione che può apparire anche banale o comunque non interessante, in realtà a me serve per capire, per inquadrare il personaggio. Quindi più informazioni ho, più il mio personaggio potrà riuscire bene. In questo caso ho immaginato così dei possibili personaggi di una storia in cui l'eroe è una fanciulla, quindi è una figura femminile, l'aiutante è una sorta di mascotte, un tigrotto ancora cucciolo, e l'antagonista è un personaggio cattivissimo e quindi, proprio per questa ragione, pieno di punte. Chiaramente questa non è la versione definitiva, è soltanto quella iniziale. È molto utile a volte procedere per step, partendo da un'idea iniziale dei personaggi legata alle loro silhouette, ai loro ingombri o ai loro colori. Quindi a volte proprio si parte dalle forme più che dalla tridimensionalità, si parte dal bidimensionale. Ho utilizzato dei pastelli colorati per realizzare questo primo step molto naif, molto infantile, in cui appunto non mi preoccupo affatto del disegno, ma mi interessa molto invece la forma. E quindi ho usato questi colori proprio di getto, andando a riempire delle forme senza pensare alle linee, e le ho usate su una carta che è abbastanza ruvida e che quindi non mi concede di pensare al dettaglio, a fare un disegno troppo rifinito, ma anzi mi sgrana di più il segno e mi porta quindi a concentrarmi sul totale e non sul singolo dettaglio, che poi può essere aggiunto successivamente senza problemi, tipo in questi casi. I colori che ho utilizzato, partiamo dall'eroina, che è una donna con una forma molto forte, molto prestante fisicamente. Ho usato il blu e l'arancione. Il blu è un colore amichevole. Il blu rappresenta un colore positivo, rappresenta poi il colore del cielo, quindi del giorno, e quindi in qualche modo anche l'azione. Sicuramente non è un colore che si associa bene ad un cattivo. Pensiamo, non so, Topolino indossa il blu, anche Paperino ovviamente indossa il blu. Ci sono dei dettagli rossi. Il rosso può essere un colore un pochino più ambiguo, ma in questo caso il rosso è necessario perché il rosso dà l'idea dell'azione, anche il rosso, ma in qualche modo è più associato al pericolo. E quindi, per renderla un pochino più temibile come avversaria di un ipotetico cattivo, aggiungere dei dettagli rossi mi è sembrato opportuno.
L'arancione, quindi il colore dei capelli, è per supportare l'idea di avere a che fare con un personaggio molto attivo, e poi in realtà, mirando un po' sull'arancio, il colore dei suoi capelli, l'arancio ci dice che il personaggio è amichevole. L'arancione è un colore abbastanza rassicurante. Infatti lo troviamo anche nel suo aiutante, che è appunto questo tigrotto, che ha degli accessori che ricordano il costume della protagonista. L'antagonista invece è verde, che è un colore piuttosto ambiguo, perché il verde ricorda un po' la malattia, ricorda qualcosa che si decompone in alcuni casi, ma ricorda anche la natura, ricorda, quindi può essere a seconda di come lo si usa, un colore positivo oppure negativo. In questo caso poi il verde mette in risalto il viola e viceversa, per cui insieme funzionano molto bene e danno anche una sensazione di pericolo in qualche modo, essendo colori molto vivaci. Il viola in particolare è un colore che ricorda la magia, ma anche la regalità. Quindi il nostro personaggio, il nostro cattivo, già da questa prima impronta naif ci dice di sé che è un personaggio che ha un certo potere, sia magico che reale, nel senso che sicuramente è a capo di qualcosa. Ho usato queste matite perché sono molto gessose e quindi si mischiano bene, si possono anche facilmente sovrapporre, creando poi su questa carta appunto degli effetti molto sgranati. In realtà naif vuol dire proprio questo, cioè infantile, per cui quello che si fa in questa prima fase, cioè il risultato deve sicuramente ricordare quello di un bambino. Quello che si cerca in questa fase non è un bel disegno. Questa è la fase che mi serve per capire chi sono i personaggi, dargli una prima forma e vedere se funzionano, se insieme funzionano. Questa fase è utilizzata da moltissimi autori in diversi settori, in particolar modo non si può non citare Mary Blair, che è stata una grandissima concept artist che ha lavorato per grandissime produzioni. Qui abbiamo per esempio Alice nel Paese delle Meraviglie. Mary Blair utilizzava proprio questo stile molto naif per dare l'idea, per interpretare il progetto e per dargli appunto una prima forma dalla fase di scrittura a quella proprio di rappresentazione grafica. I suoi personaggi, vedete, sono poco dettagliati, ma ricordano, per chi conosce il film, già da questa prima fase quello che diventeranno nel definitivo, nella fase di realizzazione finale. Cosa piuttosto evidente in questa pagina, dove vediamo la casetta del Bianconiglio nella versione di Mary Blair e nella versione definitiva del film. È praticamente quasi la stessa casa, anche se poi lo stile cambia notevolmente. In quello di Mary Blair vediamo appunto uno stile naif, in quello successivo uno stile molto più tridimensionale e quindi molto più disneyano. Questa cosa si fa tutt'oggi per questo tipo di produzioni, per i grandi film si lavora sempre in team, per cui il character design non è affidato soltanto a una persona, ma ad un insieme di persone che, lavorando insieme, arrivano ad un definitivo. Chi lavora nella prima fase, quindi questa qui di concept, in realtà va a creare, a dare delle suggestions, quindi dei suggerimenti a chi poi procederà con il lavoro definitivo. Sono partita da questa fase più naif per poi procedere ad una seconda fase un pochino più rifinita del tirotto, quindi dell'aiutante, e poi con un ulteriore step arrivare ad una fase di definizione maggiore, quindi alla fase definitiva, diciamo. È importante procedere per diversi step, può aiutare moltissimo concentrarsi a volte sulla forma, a volte sul particolare dell'espressione del volto, per poi arrivare appunto ad un disegno completo, quindi avere il personaggio e poterlo poi gestire in modo assoluto, diciamo, cioè averlo compreso. In questa fase ho buttato giù con la matita uno schizzo piuttosto veloce e più tridimensionale del disegno che ho fatto precedentemente a colori, sempre utilizzando dei pastelli su una carta molto ruvida. Vado a rifinirlo un po' con la sanguigna perché vorrei utilizzare un medium che abbia una grana riconoscibile su un foglio ruvido e che quindi non sia troppo pulito il segno. La grammatura della carta in questo caso è 200, quindi abbiamo un foglio abbastanza resistente, visto che comunque il lavoro, cioè, deve essere anche abbastanza ruvido, il lavoro che andremo a fare sarà anche di colore, è bene evitare di usare fogli che vadano sotto ai 180.
In questa fase quindi io già conosco il personaggio, sto cercando di dargli una tridimensionalità, quindi cercando di immaginare che questo personaggio possa funzionare, per come lo sto realizzando, anche in una vista di tre quarti o di profilo. In questa fase la modulazione del segno è piuttosto importante. Chiaramente non è ancora un definito vero e proprio, ma è importante che i volumi siano chiari al disegnatore e quindi che attraverso il segno si riesca a darne una lettura corretta. Avevo comunque cominciato a disegnare con una mina 6B, con una matita 6B, perché comunque amo molto disegnare con mine morbide. Ora possiamo provare a cominciare a colorarlo un pochino, tenendo come riferimento questo primo disegno. Comincio a dare una prima stesura del colore di base, chiaramente non rimarrà così, verrà poi esaltato o spento in base alle ombre, alle luci e anche al colore del corpo del tigrotto. Prendo sempre un paio di colori insieme perché immagino già il tipo di sfumatura che insieme possono dare, quindi sto già immaginando un pochino il volume di ciò che sto andando a disegnare e quelli che sono le necessità dei punti di luce, di ombra e quindi come cambiare il colore. Scolorisco un po' il pelo con il rosso, qui in realtà c'è un discorso, nel senso che la tigre è fatta in un certo modo, quindi oltre al discorso di chiaroscuro, che può essere poi effettuato in modo un pochino più dettagliato, in realtà c'è anche il discorso legato proprio al pelo della tigre, che non si potrebbe in realtà disegnarla senza delle reference. Sto usando i pastelli colorati perché mi piace molto questo grigio e poi perché la campitura permette l'uso di una punta così larga. Riprendo la matita per schiarire un pochino e rifinire.
si potrebbe lavorare ancora su questo personaggio con più tempo. Un'idea di come potrebbe essere il personaggio a figura intera una volta finito, sempre utilizzando i pastelli, quindi su un foglio con una grana abbastanza grande, evidente, e con i pastelli che mettono quindi in risalto la grana del foglio, potrebbe essere più o meno l'effetto finale, quello di questa ballerina.